Io sono Federico Lucenti, lavoro qui presso l'Enoteca Anzolia e faccio il sommelier, sono sommelier per l'Associazione Italiana Sommelier. Faccio questa professione quasi da 5 anni e sono sommelier da 3. Onestamente ho cominciato lavorando qui, ho scoperto veramente questo mondo del vino, mi ha appassionato molto e pian piano si è creato l'opportunità di poter cominciare un corso e sono partito realmente ed è nato un amore, perché poi quando si scopre veramente il vino, il mondo che c'è dietro, le varie caratteristiche, si scopre veramente un mondo che non finisce mai ed è qualcosa di magnifico. Qui abbiamo una selezione di salumi e formaggi tipici siciliani, sono tutti presidi slow food e qui nei salumi abbiamo una coppa di Sant'Angelo di Brolo. Sant'Angelo di Brolo comunque è un paesino in provincia di Messina ed è tipico per norceria di altissima qualità a livello siciliano. La coppa di Sant'Angelo di Brolo, il lonzino sempre di Sant'Angelo di Brolo, quindi comunque è un insaccato da una parte molto più magra che è appunto la parte prevalentemente della lonza, e qui invece abbiamo un salamino di suino nero dei Nebrodi, che è un tipico maialino di dimensione più piccola tenuto a livello selvatico all'interno del Parco Nazionale dei Nebrodi ed è tipico siciliano. Premetto che comunque è un salamino al pistacchio, quindi ci saranno pezzi di pistacchio all'interno del salamino stesso. Nei formaggi invece abbiamo un talè, che è un formaggio a pasta morbida, sempre di capra girgentana, che premetto capra girgentana è una particolarissima tipologia di capra tipica e unica, allevata e cresciuta comunque solo qui ad Agrigento ed è molto particolare, produce dei formaggi molto più unici che rari. E qui abbiamo questo talè, questo invece è un pecorino alle vinacce, quindi la buccia aromatizzata con delle vinacce, una robbiola sempre di capra girgentana aromatizzata con erba cipollina. La particolarità della robbiola è che comunque è una tipologia di formaggio molto cremoso ma dalla buona acidità e molto particolare. E qui per concludere invece abbiamo il piacentino ennese, che è invece un pecorino allo zafferano ed è sempre un presidio slow food, un prodotto di altissima qualità siciliano, molto particolare appunto perché viene prodotto con lo zafferano stesso, per questo il suo colore così giallo, è sempre in genere con aggiunta anche di pepe, ma è un prodotto molto particolare, particolare aromaticità. Per concludere anche abbiamo del miele di zagara d'arancia, sempre quindi miele prodotto dalle arance nostre, che sono qui arance di Ribera, e una marmellatina di mandarino tardivo, che è una tipologia di mandarino tipico, che è il mandarino tardivo di Caciulli. Thank you.
Allora, questo è un bianco molto particolare, prodotto ad Agrigento. È un bianco ottenuto da uve di Nero d'Avola, quindi una vinificazione in bianco da uve a bacca nera. Molto particolare in quanto è un bianco di buona struttura. Di grande aromaticità, buona persistenza, che si sposerà perfettamente anche dal suo colore, che è un giallo paglierino molto molto scarico. Allora, questo è un bianco molto particolare in quanto ottenuto da uve a bacca nera, quindi si nota anche dal suo colore che è abbastanza scarico, non è un giallo molto forte, molto intenso, ed è particolare anche la sua acidità, in quanto vendemmiato un po' magari anticipatamente. È grande la persistenza, è piacevole anche l'intensità di tutto ciò che è l'aromaticità del vitigno stesso e del vino. Io personalmente lo abbinerei ha un piacentino ennese, in quanto c'è anche un'aromaticità dovuta anche allo zafferano, oltre che comunque alle caratteristiche del formaggio stesso, e anche a un lonzino, in quanto comunque è una carne, come insaccato, una tipologia alquanto magra, non è particolarmente grassa, ed è molto, sarebbe molto piacevole l'abbinamento.